bella canzone in contrasincro. Ciao. Ciao a tutti. Allora, siamo al concerto del 1° maggio. Finalmente dopo 2 anni si ritorna, anzi questo dopo 3 anni si ritorna in Piazza San Giovanni. Tu hai già fatto le prove ieri, se non sbaglio. No, domani. Le fai domani, sì. Direttamente, quindi ancora non sei salito sul palco. Ancora non ho avuto questo brivido. E che cosa ti aspetti? Beh, mi aspetto sicuramente tantissima emozione. Per me che sono un esordiente, questa è un'esperienza sicuramente unica che mi porterò presso per tutta la vita, che insomma non capita tutti i giorni di suonare davanti a 100.000-200.000 persone, più ripreso anche dalla TV, quindi è la mia primissima esperienza di questo calibro e insomma farò il massimo. E che cosa? Io presenterò il mio nuovo singolo, Nostalgia di domani, che ho prodotto insieme a Luca Chiaravalli, ho avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci insieme e quindi ecco, sono orgoglioso di portare questo mio nuovo brano su questo bellissimo palco. Appunto, che cosa significa per te il concerto del 1° maggio? Magari da piccolo hai un ricordo? Allora, io sicuramente non mi ricordo che anno era, però suonavo nei Modena City Rappers, mi ricordo. E quello fu un concerto enorme, mi ricordo cioè, dei flashback, bandiere, piazza piena, insomma, tempi lontani. Questo è un ricordo che ho del 1° maggio, poi ho seguito anche in TV parecchi anni. Però ecco, immaginarmi di stare su quel palco, quello no, non ci avevo mai pensato, onestamente. Quindi ancora devo digerire la cosa, me ne devo rendere conto. Domani me ne renderò conto sicuramente. Appunto, presenterai per la prima volta il tuo singolo. Come è nato questo brano e come ti stai preparando alla prima esibizione su questo palco? Allora, il brano in realtà nasce Chiaravalli, e l'idea era quella appunto a livello lirico di mettere su carta qualcosa che diciamo uno sfogo, ecco, su questa pandemia, e quindi da lì è nata la nostalgia di domani, cioè il fatto di ritornare in qualche modo ad avere una quotidianità nel normale e insomma ritornare ecco nella quotidianità, nel riuscire a rivivere come un tempo che insomma per 3 anni, come ben sappiamo tutti, siamo stati tutti chiusi in casa, e quindi è stato uno sfogo. Mentre musicalmente l'idea era quella di alleggerire un po' il testo e quindi sposare sonorità un po' più leggere, quindi un po' più funky, un po' più Motown, ecco, se posso dire. E stai lavorando anche ad un album o è ancora lontano? Ok. Ci sono anche altri pezzi in cantiere, probabilmente a settembre uscirà il prossimo singolo, sempre prodotto con Luca Chiaravalli, e mi auguro che entro la fine di quest'anno esca il mio primissimo album. E che cosa ci dobbiamo aspettare dalle sonorità e dai testi? Allora, io diciamo che le mie ispirazioni vengono dal rock pop, però anche la new wave, quindi sposo molto la musica, passo dalla musica elettronica al rock, diciamo, ecco. Quindi nelle mie canzoni c'è molta elettronica, ma ci sono anche molte chitarre elettriche, quindi sicuramente sarà un lavoro, diciamo, un prodotto con tante sonorità differenti, con tanta versatilità, questo sì. Allora, attendiamo insomma di ascoltare anche i nuovi brani, ma domani farai solamente il singolo? Presenterò solamente Nostalgia di domani. Ok, sì. Quindi allora aspetteremo anche gli altri brani, ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie mille. E se vuoi fare un saluto a tutti i lettori di Bella Canzone. Grazie a tutti gli ascoltatori di Bella Canzone, io sono Sincro e vi auguro